attraverso le grandi scuole di musica ci porta oggi dove? A Bari, capoluogo della Puglia, con il suo prestigioso conservatorio Niccolò Piccinni, da cui proviene il nostro ospite di oggi, che non è di Bari, è di Taranto, ma è un ragazzo molto speciale. Si è laureato in sassofono proprio questa settimana, il 15 marzo, martedì scorso, ed è Francesco Marinotti. Complimenti, auguri. Grazie, per il tuo, grazie, per il tuo diploma. Allora, l'ho anticipato, Francesco ha 21 anni ed è di San Marzano. Chi non conosce San Marzano, in provincia di Taranto. I genitori non sono musicisti, ma hanno una grandissima passione per la musica. Infatti è stato tuo papà a spingerti verso, sì, lo strumento che ora suoni. Quanti anni avevi, Francesco? E soprattutto raccontaci, perché sai raccontare molto bene, in modo molto simpatico, com'è andata questa storia molto bella. Sì, quando ho iniziato a suonare avevo 6 anni. 6 anni, proprio piccolino. Ero piccolino, sì. Sì. E mi hanno spinto proprio i miei genitori, in particolar modo mio padre, che mi ha dato anche le prime lezioni di musica, possiamo dire. E mi hanno spinto verso questa strada che ora è la mia passione. Spero che un giorno possa diventare anche la mia professione. Ecco. Senti, allora, i genitori non suonano strumenti, però il resto della famiglia è composta da tutti musicisti di strumenti a fiato. Sì, io provengo da una famiglia di musicisti. Infatti già mio nonno... Quindi solo papà e mamma. Sì, solo mio padre. Non... Infatti mio nonno era un musicista di professione, lui suonava l'eufonio. E anche i miei zii e i miei cugini sono musicisti. E quindi possiamo dire che è una passione tramandata di generazione in generazione. Di generazione in generazione. Ha saltato soltanto appunto i genitori. Sì. Però i genitori si sono rifatti con questo figlio bravissimo, laureato in sassofono al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. E noi siamo andati con Riccardo Nisini proprio a visitare questo prestigioso conservatorio e ad incontrare il direttore e maestro Corrado Roselli. Guardiamo e poi torniamo qui. Il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari è situato all'interno della ottocentesca Villa Lindemann. Annesso al conservatorio vi è l'Auditorium Nino Rota, intitolato al celebre compositore del Novecento che è stato per 27 anni direttore del Conservatorio Piccinni. L'offerta formativa è ampia e variegata ed è destinata agli oltre i 1000 studenti regolarmente iscritti ed è impartita dai 208 docenti in organico. Vi sono corsi accademici triennali di primo livello, corsi accademici biennali di secondo livello specialistici. Inoltre abbiamo corsi propedeutici, appunto preparatori all'ingresso al triennio di primo livello. Intensa è la nostra produzione artistica e di ricerca, che vede eventi rappresentati all'interno di questo auditorium in Orota e che sono seguiti con affetto e attenzione dal pubblico barese e pugliese. Studio qui al Conservatorio di Bari da 2 anni, dove mi sono laureato in sassofono classico. Ho trovato una grande ospitalità tra amici, colleghi e insegnanti. La musica è la mia passione, spero che un giorno diventi anche la mia professione. Che bella questa storia, che bello questo incontro che hai avuto al Conservatorio Niccolò Piccinni, che è un conservatorio davvero importantissimo in tutta Italia. Francesco, sappiamo che ci sono molti tipi di sassofono, però tu sei rimasto fedele, rigorosamente, al tuo primo amore, che è il sax contralto. Allora, mi devi dire la verità, lo so che lo farai. Quando hai iniziato a suonarlo, piccolino piccolino, avevi 6 anni, sì, non è stato un pochino complicato? Lo dico per tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, le famiglie che hanno figli che come te vogliono seguire questa strada. Insomma, con le manine riuscivi a prendere tutte le chiavi? No, è stato difficile all'inizio, perché ci sono delle chiavi che vengono prese con il mignolino. Faccele vedere, guarda. Queste qui che vengono prese con il mignolo e anche queste qui con il mignolo. E da piccolino, siccome lo strumento era più grande di me, non ci arrivavo qui con il mignolo e neanche con il pollice a queste chiave qui, che sono fondamentali per poter suonare. Certo. Quindi... C'è stato un po' di fatica. C'è stato un po' di fatica. Ti hanno aiutato, sì, mamma, sì, e papà, sì, sempre vicini. Poi invece qual è l'altro momento importante? Si deve soffiare? Sì, l'altra difficoltà è soffiare nell'imboccatura. Siccome il sassofono è uno strumento... chiama tecnicamente l'imboccatura? Imboccatura. Imboccatura. Che è formata dal becco, sì, la fascetta e l'ancia. Ah, il lancia. E l'elemento che vibra è l'ancia. Ricordavo l'ancia. Sì. L'elemento che vibra è l'ancia. Ed è molto difficile far vibrare l'ancia
nel modo giusto e imboccare nel modo giusto. Però quello è proprio, no? Quella certo. È la chiave. Allora, tu hai seguito studi classici a tutti gli effetti, ma il sassofono nel 700, nell'800 non era il sassofono come questo che conosciamo noi. Quindi allora la domanda che ti faccio, dato che poi tu ami invece la musica a 360 certo. gradi, no? Non ti senti un po' limitato, dico musicalmente, intellettualmente, a poter eseguire solo la musica classica del Novecento? No, perché comunque il sassofono gode di un ampio e vastissimo repertorio. Ecco. Poi, in ogni modo, grazie alle sue doti timbriche e dinamiche, il sassofono riesce a spaziare un po' in tutta quella che è la musica del 700 e dell'800, grazie a delle trascrizioni. Quindi non ci sono limiti. Quindi ce la fai, insomma. Ce la facciamo. Riesci, come dire, a superare certo. ogni limite. È il momento di suonare. Il brano che Francesco ha registrato per noi è di un grandissimo del Novecento, compositore francese, è Darius Milhaud, ed è la Brasileira da Scaramouche. Noi l'ascoltiamo e poi torniamo qui. Grazie, è un regalo a tutti i nostri telespettatori di Uno Mattino in Famiglia. Futuro davanti a te, un diploma conquistato brillantemente. Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere con questo sassofono qui? Allora, innanzitutto vorrei continuare a studiare e ad imparare, perché come si suol dire non si finisce mai di imparare nella d'accordo. Vita. E poi per diventare cosa? Per diventare un concertista, incidere, registrare, diventare un musicista a 360 gradi. A 360 e fare della mia passione la mia professione, perché credo che non ci sia cosa più bella al mondo allora, di fare... Io te lo auguro, hai degli occhi bellissimi e grazie. Quindi sicuramente sarà luminoso il tuo futuro. Grazie di cuore a Francesco Marinotti. Grazie a te. Il meteo del colonnello Francesco Laurenzi.